Allora, tu sei uno di quelli che è rimasto fedele al sindaco Fontana, giusto? Insieme, se non vado errato, a Fratelli d'Italia. Beh, su. Sì, Fratelli d'Italia e la lista, alcuni della lista Non civica. sei andato dal notaio, dal No, segretario comunale? assolutamente non ho Oh. Perché adesso firmato nessuno. va de moda questo, se va dal notaio, se va dal. Però, allora, io continuo a ripetere, no? Prima delle elezioni sembrano tutte falangi macedoni, tutti belli inquadrati. Poi l'abbiamo visto un po' dappertutto, come uno vince, a parte il fatto, io per esempio non lo so, qui il comandante dei carabinieri, ma chi lo conosce? E invece lì fai parte delle istituzioni. Io ho sentito gente riempirsi la bocca di istituzionale, impegno istituzionale, presenza istituzionale, diventa. È un po' difficile resistere a sta cosa, no? E allora quando hai vinto, voglio fare l'assessore perché tu e non io, eccetera, eccetera. Siamo italiani, come si vince sta battaglia? Ma questa è una battaglia che si vince solo sull'aspetto culturale e sulla preparazione innanzitutto, perché è vero che ci si riempie la bocca nelle istituzioni, ma è anche vero che sono stato io personalmente costretto più volte a ricordare cos'è un'istituzione, il rispetto per l'aula consiliare, il rispetto proprio per l'istituzione di un governo che sia cittadino o meno o superiore. Perché? Io non ho firmato, nonostante abbia anch'io, volendo, se vogliamo, degli appunti da Eh fare beh, ognuno è all'amministrazione. chiaro, nessuno è Non ho perfetto, firmato no? per un semplice motivo, perché comunque è un'amministrazione voluta democraticamente dai cittadini e quindi è stata eletta, non nominata. Non ho firmato le dimissioni perché sostengo che quando c'è un'amministrazione e anche se ci sono dei problemi, i problemi vanno risolti nel tavolo, non vanno risolti con le dimissioni. Non si può mandare a casa e congelare, mandando un commissario nominato dal prefetto in un comune a gestire il quotidiano. Perché tu congeli tutta una serie di opere pubbliche, tu congeli tutta una serie di socialità della nostra comunità ed è assurdo, è inconcepibile firmare delle dimissioni io che sono stato eletto, che ho sostenuto la mia amministrazione, vado a firmare le dimissioni per mandare a casa me stesso? È proprio una contraddizione che non sta nel mio modo di pensare, assolutamente. Però i fatti sono questi, cioè sono questi Questo sta un po' succedendo, ovunque. questo sta Che cosa è succedendo. cambiato nella politica? Perché, insomma, È cambiato che non c'è più la politica vera, non c'è più, ci sono solamente degli interessi o di lobby o di gruppi o di componenti o di personali o che sia, che poi cercano di aggregarsi per vincere le elezioni nel periodo appunto della campagna elettorale, dopodiché iniziano a presentare il conto. Ma allora, Ognuno ecco, presenta il conto. ma allora. Questo è uno degli errori madornali che si fanno quando si compongono le liste, quando si compongono le coalizioni, perché pur di vincere si Se aggrega imbarca tutto, tutto. ci si aggrega a tutto. E questo è l'errore più grande che noi possiamo commettere. Ma allora quella confidenza che mi fece qui uno a Frascati, no? Che mi disse che un politico gli aveva riferito, dice, ma io mi sono messo in politica per fare i soldi, mica, ma che me ne frega di tutto il resto? Allora non è una fregnaccia che mi ha raccontato. Oggi purtroppo prevale questo e se tu parli in qualche riunione appunto di tra virgolette politica di addetti ai lavori e parli di parcheggi multipiano, parcheggi sotterranei, scale mobili, tapirulan, opere pubbliche di Ma rifacimento, i soldi? no, a parte i soldi, questa è una storia vecchia alla quale io personalmente non credo e posso e l'ho dimostrato. Ma se tu parli di tutte queste cose, di integrazione, di sport, di ambiente e quant'altro,
ti dicono che è utopia, ti deridono in queste riunioni, poi pronti a uscire per la strada e a dire noi vogliamo il bene dell'ambiente, noi vogliamo il bene di quello, vogliamo fare quell'altro. Cose che poi non faranno mai. Perché? Perché andranno poi a fare quelle cose che interessano esclusivamente la loro parte.